ostacolo al lavoro scultoreo. Egli infatti ha raccolto della neve dalla strada del paese da vissuto, e l'ha semplicemente posata sulla carta. Questo gesto entra nell'opera stessa e nell'impossibilità, nell'impermanenza della materia che compone questa scultura sui generi, e diventa scultura quel segno che la neve lascia sul foglio. Quindi è una traccia di memoria che è più che mai la testimonianza viva di un elemento naturale. L'opera che Matteo ha scelto di allestire nel nostro contesto di licenze, il Mosè, indaga, come dice il titolo stesso, la natura stessa della forma. E si tratta di un video che troverete nella Rosa del Verbo, che riprende il lavoro manuale, un tipico lavoro delle donne nate tra le due guerre, ovvero non solo, ma in special modo, ovvero il lavoro a maglia, viene ripreso dalla telecamera fissa. E vorrei far notare che nella tecnica video di Matteo c'è sempre qualcosa che rimane fermo, in questo caso è proprio le riprese. L'oggetto telecamera è qualcosa che si muove, che è qualcosa che l'artista vuole che noi notiamo. In questo caso è l'azione della signora, di cui noi conosciamo l'identità, proprio perché sono le mani che vengono inquadrate, e che è intenta a creare questa forma.